Buonasera a tutti. Spesso quando uno sente parlare di creazionismo pensa subito a fede e la scienza è tutta un'altra cosa. Vorrei adesso, se permettete, presentare alcune diapositive che cercano un po' di presentare questa idea, questo tema. Per cercare di spiegare questo problema, del problema che si chiama problema dell'orizzonte, che è saltato, hanno creato anche questa nuova teoria che cerca di spiegare nei primi microsecondi, tappare quel buco per spiegare questo problema dell'orizzonte, dove c'è come scienza dietro c'è proprio zero, è tutta una cosa teorica. Se invece continuiamo con la formazione dell'universo e la Terra, in particolare focalizzando sulla Terra, abbiamo per esempio alcune proprietà della Terra che sono veramente uniche. Per esempio le proprietà dell'acqua, il campo magnetico, le distanze tra Sole e Terra, e le proprietà della luce solare, che sono ideali per la fotosintesi, che sono fondamentali per l'ossigeno, eccetera, sono perfetti per sostenere la vita. Proprio su un filo di rasoio, qualsiasi di queste condizioni, e ce ne sono tantissime, se si sposta o in una direzione o l'altra, non c'è più la vita, non esistono le condizioni per la vita. E come si spiegano tutte queste condizioni perfette? Non si spiegano, eccetto con un principio che si chiama il principio antropico. Il principio antropico, che è quello del fatto che noi siamo qui, vuol dire che in qualche modo è caduto. Non possiamo spiegarlo, ma siamo qui per osservarlo. E quanto c'è sta dietro di scienza? Zero. Tutta filosofia, a questo punto. Continuiamo con la teoria dell'evoluzione. Arriviamo adesso alla la spontanea generazione della vita sulla Terra, la abiogenesi. E qui abbiamo da questa prima cellula che si forma, ma non solo la prima cellula, ma questa prima cellula contiene anche un nucleo. All'interno del nucleo c'è il DNA. E cosa significa DNA? Informazione. E sappiamo tutti che l'informazione viene solo generata da intelligenza. Non nasce spontaneamente l'informazione. E qui abbiamo altri problemi, perché la probabilità matematica della formazione dell'abiogenesi, la formazione della prima cellula vivente, è di 1 su 10 alla 40.000, che è un numero talmente grande che non riusciamo neanche a capire quanto è grande questo numero. Matematicamente questo è zero, è una probabilità di zero. Infatti il pastore ha mostrato, la vita non nasce da nulla. Tutti voi l'ho mostrato ogni volta che aprite un barattolo di marmellata, la vita non nasce da nulla. E per spiegare allora come è nata la vita, allora se non è nata sulla Terra, cosa è successo? È nata nello spazio. La panspermia. E qui arriva la teoria della panspermia, che in qualche modo la vita arriva dallo spazio. Cosa facciamo? Abbiamo semplicemente spostato il problema da questo pianeta su un altro pianeta. Continuiamo adesso con la teoria dell'evoluzione. La biogenesi. Non si sa come è successo, però il fatto che siamo qui vuol dire che è successo, lasciamo stare, studiamo tutto il resto. E qui arriviamo al problema delle mutazioni. Perché le mutazioni sono il meccanismo per arrivare a tutte le specie di vite che conosciamo oggi. Scusate, non sono abituato a usare questa modalità. Lasciamo stare. Però il problema con le mutazioni sono diverse. Uno, il fatto di mutazioni che si trasformano nel tempo, trasformano questi organismi in varie forme di vita. È impossibile, perché le mutazioni non creano mai nuove informazioni. Infatti, dei specialisti in campo, come il dottor Sanford, ha scritto proprio un libro sull'argomento Entropia genetica, il mistero del genoma. Dice che le mutazioni sempre ed esclusivamente risultano in una perdita di informazione genetica. Non possono portare a nuove informazioni per nuove funzioni, nuove creature, eccetera. E questo crea veramente un grosso problema, al punto che è stato presentato il dilemma di Haldane, che dice: è impossibile per una creatura come una scimmia evolversi in un uomo. Impossibile. Dilemma di Haldane, molto conosciuto dal mondo dei genetisti. Questa è la visione evoluzionista. Di quanto di scienza avete visto fino adesso in questa teoria? Zero. Okay? Arriviamo alla posizione creazionista. E devo dire, creazionista dal punto di vista anche scientifico parliamo. Io ero evoluzionista fino a più di 20 anni fa, e adesso ho cambiato posizione in base alla scienza.
Cosa dice il modello della creazione? Dio esiste, è sempre esistito. Ora abbiamo due posizioni. E qui, se vediamo la posizione evoluzionista, abbiamo dal nulla arriviamo all'uomo. E se applichiamo il nostro contatore di miracoli, vediamo che qui abbiamo miracolo del Big Bang, che niente produce tutto. Abbiamo tutti i problemi legati al Big Bang, che troppi astronomi adesso stanno dicendo Big Bang lasciamo stare, perché dobbiamo trovare un altro modo per spiegare l'universo. Arriviamo al problema sulla Terra, per esempio il fatto che troppo preciso il principio antropico, abbiamo tutte altre incongruenze astronomiche di osservazione che non sono congrui con il pensiero evoluzionista. Poi abbiamo l'abiogenesi che non può accadere, abbiamo un problema anche dell'esistenza di informazione dal nulla. Poi sulle mutazioni abbiamo la mancanza di tutte le forme di transizione a sostenere questa teoria, e proprio le mutazioni non producono nuove creature, come i nostri fisici lo conoscono. Perciò già qui abbiamo un conto di 7 miracoli nella scienza dell'evoluzione. Prendiamo la posizione del creazionismo, abbiamo Dio esiste e Dio crea. Il contatore di miracoli qui siamo arrivati solo a uno, perché Dio crea una volta tutto. Okay? Permettetemi di continuare. Questo sarebbe scienza e l'altro sarebbe fede, punto interrogativo. Vi introduco adesso il concetto del rasoio di Occam. Rasoio di Occam in sostanza dice che noi dobbiamo andare a trovare sempre la soluzione più semplice per le cose. Allora, nel conto di miracoli, evoluzione 7, creazione 1, quale dovrebbe essere più semplice? Creazione a livello scientifico, perché ci sono meno miracoli, è una soluzione più semplice per arrivare a quello che osserviamo oggi. Ma in realtà, quando noi studiamo l'evoluzione e la creazione, e diciamo a che punto la scienza può iniziare a lavorare, e parliamo di scienza operativa, scienza empirica, quella di esperimenti, quella di osservazioni, vediamo che questo può solo accadere nel presente. La scienza non può fare esperimenti nel passato, perciò tutto quello precedente ad oggi è fede, perché non possiamo misurarlo, non possiamo osservarlo. Ma anche la posizione creazionista parte da quel punto lì, tutto quello precedente è fede, perché non possiamo neanche andare a fotografare, misurare la creazione da parte di Dio. Ma la vera scienza inizia da oggi, qui, il risultato di questi due processi, dell'evoluzione e creazione. E così la scienza può operare solo a livello del presente, studiando quello che troviamo e cercando il più possibile di applicarlo alle prove che vediamo per spiegare il passato, senza avere le certezze. Così in realtà l'evoluzione contro creazione è scienza contro scienza o fede contro fede. Perché tutto il passato è storia. Adesso andiamo a vedere cosa dice la scienza empirica sull'evoluzione. Gli embrioni di Haeckel li troviamo in tutti i libri di testo, in tutte le scuole e in tutte le università. Questo è uno dei peggiori casi di frode scientifica. L'inserimento dei embrioni Haeckel era una frode, i disegni di embrioni sono stati falsificati. Arriviamo a questo articolo: Darwin was wrong, the new scientist. L'albero della vita non funziona. E qui abbiamo nel New Scientist, in questa rivista, quello che dice: non esiste alcuna evidenza che l'albero della vita è una realtà. In tutti i libri di testo troviamo le falene Pepper, il melanismo industriale, dove vediamo che con cambiamento ambientale vediamo che le falene si mutano in colore. Anche qui la realtà è quelle, quei esperimenti sono stati falsificati, perché la realtà è che una frode scientifica che ha portato all'inganno di milioni di studenti, diceva, perché sono stati incollati e poi dopo, quando è cambiato l'ambientale, le condizioni ambientali sono di nuovo trasformate o bianco o nero, dipende solo dalla condizione. C'erano già tutti e due i colori. Cos'altro dice la scienza sull'evoluzione, la scienza empirica? Archaeopteryx, l'esperimento di Miller, Lucy, l'Australopithecus afarensis, Hardy, Tiktaalik, Ida, tutti questi che sono stati falsificati. La scienza moderna che ha confutato l'evoluzione è proprio il problema
sulle mutazioni, perché le mutazioni non aggiungono mai nuova informazione genetica. La scienza empirica dice che l'evoluzione non è possibile. E così vediamo che tutta la nostra società è stata costruita su questo concetto dell'evoluzione. Ma alla luce della scienza l'evoluzione crolla, non regge all'indagine. E vediamo sempre più scienziati che stanno andando a trovare una spiegazione diversa. Alcuni vanno nella direzione di riconoscere un progettista, perché alla fine il creazionista si appoggia sulla scienza, ma riconosce che il mondo è risultato di un Dio creatore, e la scienza sostiene quello che riusciamo a studiare nel mondo intorno a noi. Invece l'evoluzionista si basa su una scienza non molto solida, che ha tanti buchi, e ci sono delle alternative molto più valide. Grazie.